Luigi Di Maio. Buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Anche lì su, buongiorno. Grazie, grazie di essere qui prima di tutto. Spero mi sentiate. Poco, ma ci dobbiamo sentire. Oggi io sono qui per sostenere uno dei nostri 200, oltre 200 candidati sindaco a questa tornata amministrativa per le comunali del 5 giugno. In queste ore si sta votando a Bolzano, che è la prima città di questa tornata amministrativa dove si vota, dove in una città come quella continuiamo a crescere, cresce il nostro gruppo locale, continua a crescere il movimento, la percezione dell'essere l'unica forza politica che combatte gli sprechi e i privilegi in questo paese, gli unici che in una riforma costituzionale pazzesca, assurda, hanno fatto una proposta di buonsenso. Siamo il paese che spende 12 miliardi di euro all'anno di pensioni d'oro. Ci dicono che sono dei diritti acquisiti, le pensioni d'oro e i vitalizi. Noi abbiamo detto va bene, se sono dei diritti costituzionalmente garantiti, cambiamo la Costituzione. Avete cambiato tutto quello che vi pareva in questi anni e cambiamo la Costituzione. Abbiamo presentato una proposta, io ve lo racconto per farvi capire quanto è semplice, quanto potrebbe essere semplice ripristinare un po' di equità in questo paese. Era un emendamento che diceva tutti i vitalizi, tutte le pensioni d'oro da sistema forfettario, cioè tu ti fai 3 anni in Parlamento e hai una pensione di 20.000 euro al mese o di 7.000 euro al mese, d'ora in poi hai una pensione per quanti contributi hai versato. Quindi se c'è una persona in questo paese che ha lavorato 40 anni ad altissimo livello e ha versato i contributi, noi quella pensione non gliela tocchiamo, la tocchiamo a chi invece si è fatto 3 anni in una grande azienda di Stato e prende 7 volte, 8 volte la pensione minima in questo paese. Questo è il concetto. L'abbiamo inserito in un emendamento nella riforma costituzionale che ci è stata bocciata, quindi come vedete noi non è che non vogliamo cambiare la Costituzione, il problema è come la cambi e per cosa la cambi. Se la cambi per dare l'immunità parlamentare anche ai consiglieri regionali che siederanno nel nuovo Senato, in un periodo di scandali di corruzione che investono il PD ogni giorno, credo che non sia una coincidenza che si faccia una manovra del genere, non possiamo che opporci ad una cosa del genere. Anche se c'è l'abolizione del CNEL, per carità, tutti vogliamo l'abolizione del CNEL, ma se dobbiamo barattare l'abolizione di un ente inutile con l'immunità parlamentare alla classe politica più indagata d'Italia, noi non ci stiamo e non ci staremo. Diciamolo chiaramente ai cittadini italiani. Diciamolo chiaramente ai cittadini italiani. E questa non è una questione economica, guardate, quando si dice ma voi volete cambiare, tagliare vitalizi e pensioni d'oro, ma economicamente non cambia molto. Posso essere anche d'accordo che 12 miliardi di euro su un bilancio dello Stato di 890 miliardi di euro non cambieranno tutti i destini economici dell'Italia, ma vogliamo mettere l'impatto culturale che ha il fatto che un pensionato minimo a 400 euro al mese deve vedere uno che lavorando, tra virgolette, in Parlamento 3 giorni prende una pensione di 5.000 euro al mese. È un impatto culturale devastante, devastante, perché il problema fondamentale è che se io che prendo una pensione di 400 euro al mese da pensionato minimo vedo uno che ne prende 5.000, ma che credibilità posso dare allo Stato che mi chiede di rispettare la legge? E guardate che queste diseguaglianze hanno creato lo sgretolamento sociale in cui viviamo oggi. Siamo una società in cui se dal vertice vediamo che ognuno pensa ai fatti suoi, noi ci sentiamo legittimati a pensare soltanto ai fatti nostri, soltanto a difendere le cose più care che abbiamo e a dedicare sempre meno tempo alla collettività, al bene comune. E il Movimento 5 Stelle, credo, poi me lo direte voi, credo che abbia il merito di aver invertito la tendenza. Stiamo provando con enormi difficoltà, perché ci mettono i bastoni tra le ruote ogni giorno, a dare l'esempio. Non abbiamo aspettato una legge per tagliarci gli stipendi o per rinunciare alle auto blu e ai voli di Stato. Non abbiamo aspettato una legge. Questo è il concetto.
Non bisogna aspettare le leggi per cambiare il paese, perché altrimenti, mentre tu non attendi la legge e dici vabbè, ma la legge mi consente di prendermi tutti i rimborsi elettorali, di usare l'auto blu e voli di Stato, io la utilizzo. Quando tu dirai ai cittadini voglio eliminare questi privilegi, ma li stai usando, non hai alcuna credibilità. E quindi io quello che posso dare come consiglio ad un candidato sindaco come lui, come quello che incontrerò a Savona stasera, come quelli che ho incontrato in questo weekend, in tutto il resto di questo periodo che incontrerò in Italia, è più che raccontare quello che vogliamo fare, raccontiamo quello che abbiamo fatto, perché la differenza alle prossime elezioni purtroppo in questo paese non la farà il programma. Se noi fossimo oggi in Inghilterra, lì c'è un tema: se tu metti nel programma elettorale una cosa, la devi fare, altrimenti gli elettori ti mandano a quel paese, perché il programma delle leggi che si devono approvare in Parlamento durante un anno, lo legge la regina nella Camera dei Lord all'inizio dell'anno, e quelle sono le leggi che si devono approvare, perché la regina si assume la responsabilità di leggere il programma delle leggi da approvare durante tutto l'anno. Qui non funziona così, qui ci hanno presentato i programmi il giorno prima delle elezioni e lo hanno stracciato e dimenticato sempre il giorno dopo le elezioni. E siccome in nessun programma troverete che vogliono costruire inceneritori, che vogliono lasciare le buche sulle strade o vogliono alzare le tasse, i programmi si somiglieranno un po' tutti quanti. La differenza la fa la credibilità della forza politica che presenta il programma, ovvero se ci sono forze politiche che fanno quello che dicono e non passano il tempo a dirvi ma questo non è possibile, ve l'avevamo promesso ma non si può fare. Quando vi dicono che non si può fare, state certi che è il momento giusto per fare una cosa. Lo abbiamo vissuto tante volte in Parlamento, si vive nei comuni così, si vive nelle regioni così, e continueremo a credere in questa cosa. Quindi chiediamoci sempre se quello che ci sta promettendo un cambiamento lo ha già attuato per se stesso. Io sono forte del fatto che in questa forza politica non ci siamo mai sottratti alle nostre responsabilità. Quando abbiamo sbagliato e l'abbiamo ammesso e ve l'abbiamo detto, ma non vi abbiamo mai tolto un euro dalle tasche, anzi ve ne abbiamo restituiti 72 milioni di euro. 72, perché se fate il conto, anzi, secondo me siamo arrivati ad 80, perché l'ultimo conto risale ad ottobre 2015. Se fate il conto dei 100 consiglieri regionali che ha il Movimento 5 Stelle, dei 17 europarlamentari, dei 140 parlamentari della Repubblica, dei 15 sindaci che restituiscono parte dei propri stipendi, oltre a tutti i rimborsi elettorali che vi abbiamo ridato, noi abbiamo fatto risparmiare al contribuente 72 milioni di euro ad ottobre 2015. Ma non lo diciamo per farci belli. Noi vi stiamo raccontando un'idea di Stato in cui oggi non possiamo approvare leggi perché siamo minoranza, ma questo non significa che non cominciamo a dare l'esempio. Ma domani, se ci vorrete al governo di questo paese, lo dovete decidere voi, con una legge applicheremo le nostre regole a tutti i partiti e vi faremo risparmiare miliardi di euro, miliardi di euro. Grazie, adesso godiamoci questo momento. Godiamoci questo momento insieme, io starò qui un po' con voi e poi dopo parliamo. Le domande ce le facciamo di persona, grazie.